cucinare insieme. Mi raccomando, abbonati, iscriviti al mio canale YouTube per ovviamente seguire tutte le mie sessioni di addominali. Un lavoro oggi facciamo di 10 minuti, 40 secondi di sforzo con 20 secondi di recupero. Pronti? Via, iniziamo! Iniziamo con il classico crunch. Mi raccomando, non tirare il collo così, ma tenere sempre i gomiti larghi tra loro. Inspiriamo, respiriamo. Forza, 40 secondi sono già passati, adesso 20 secondi di recupero. Il prossimo esercizio è un leg raise, eccezionale, soprattutto perché sentiamo lavorare la parte bassa. Sentiamo lavorarne, in effetti il resto dell'addome è uno, lo sappiamo. Ecco, leg raise. Gambe belle tese, tese, tese. E non si molla, non si molla un posto. 40 secondi passano velocissimi. Ale, ti voglio di ferro. Respirate, prendete questi 20 secondi, veramente concentrazione. 9, 8, 7, 6. Ci siamo, adesso tocchiamo le nostre caviglie per gli addominali obliqui. Quindi ci sbilanciamo a destra e a sinistra. Tocchiamo sempre le caviglie e le spalle sono sollevate dal suolo, non è che ci addormiamo così. Addominali contratti. Non fate le cose in apnea, sempre, sempre con una respirazione lenta e controllata. Recupero 20 secondi. Il prossimo esercizio è V-Ups, quindi ci stendiamo, iniziamo comunque a prepararci. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tocchiamo i nostri piedi e ritorniamo lentamente. Tocchiamo e ritorniamo. Gambe sempre tese, perché siamo noi che dobbiamo fare lo sforzo di toccare i nostri piedi. Adesso 20 secondi di recupero. Prossimo esercizio, possiamo chiamarlo un ranocchio, la rana. 5, 4, 3, 2, mettiamo in questa posizione e tendiamo le ginocchia verso il petto. Io lo odio questo esercizio, lo odio, però dobbiamo lavorare e fare anche le cose che non ci piacciono per migliorare, sempre, sempre, forza ragazzo, 20 secondi. Siamo quasi. 3, 2,
20 secondi di recupero. Respiriamo, concentriamo e ripartiamo con il crunch. Anche quando non avete tempo, niente scuse, 10 minuti, 10 minuti addominali. Ecco, 2, 1, ci siamo. Occhio alla respirazione, sempre lenta e controllata. La testa non va tirata, ma sono gli addominali che salgono, che ti fanno salire. So, 20 secondi di recupero. E dopo leg raise. È importantissimo lavorare l'addome, non solo per un aspetto visivo, ma proprio per reggere la colonna vertebrale, per non avere problemi. Leg raise. Forza. Non ci vuole un colpo. I 20 secondi passano subito, ma è così, è normale, e i 40 sono un po' lenti. Ma questo vuol dire che stiamo lavorando sempre per il nostro fisico, il nostro corpo e la nostra salute. Prossimo esercizio, ci ritocchiamo le caviglie come prima. Rilanciatevi bene, bene per toccare le caviglie. E le spalle sono sempre sollevate dal suolo, sempre, perché l'addome deve restare contratto per tutti i 40 secondi. Forza, questo è tranquillo come esercizio. Di recupero. Io dico sempre che tutti abbiamo 24 ore, tutti, abbiamo una famiglia, abbiamo un lavoro, abbiamo i nostri pensieri, ma tutti possiamo migliorare, possiamo trovare anche 10 minuti al giorno per fare qualcosa di buono per il nostro corpo. Beops! Ci tocchiamo i piedi, su! Forza, non si molla, questo è un po' più duro forse. 20 secondi di recupero e dopo c'è la rana, il mio esercizio non preferito. Ma lo facciamo lo stesso, senza scuse. Senza scuse si migliora. 4, 3, 2, 1, ci siamo. Gamba la roccia. Forza, ultimo esercizio, ultimo. Siamo a metà, Ale. 13. La respirazione è importantissima, aiuta. Stop.
abbiamo i nostri 20 secondi di recupero prima di finire del tutto la nostra seduta di addominali. Mi raccomando, a curare sempre l'alimentazione equilibrata, non fate queste diete drastiche che non vi portano a niente. E possiamo sempre fare qualcosa per migliorare il nostro corpo ogni giorno. Iscriviti al mio canale YouTube, così ci alleniamo insieme. Buona giornata, con tanta grinta ed energia.